Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il piacere di fare due parole con Massimo Valentini. Massimo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, grazie, grazie per l'invito. Massimo, chi sei? Chi sono? Quando ci siamo scritti e ho visto la tua email con, ecco, la domanda chi sei? Mi sono subito preoccupato, chi sono davvero? È una domanda davvero in effetti difficile, no? Rispondere. Allora, innanzitutto oggi sono felice perché ecco, avevo davvero piacere di fare questa chiacchierata con te. Ti seguo non da molto, ma ecco, ho visto il tuo canale e sono davvero felice appunto di partecipare a questa chiacchierata. E inizialmente ho pensato, che c'entro qua? Ho visto tutti, insomma, molti avvocati, ricercatori, psicologi, web designer. Dai, sono felice comunque, almeno, non so se sono il primo, ecco, come musicista, professionista, ma in questo caso, ecco, sono felice se lo sono. Quindi, ecco, sono un musicista. Sono musicista sin da bambino. Possibilità, ecco, di approcciarmi alla musica. I miei genitori non sono, nessuno di loro è musicista, ma avevano degli strumenti in casa e quindi poi piano piano è nata la mia passione ed è tuttora, insomma, il mio lavoro. Hai uno strumento in particolare che suoni? Dunque, sì, io sono sassofonista e ho iniziato il percorso, in realtà è partito da ben altro. Vabbè, in casa mio padre aveva una diamonica, non so se sai cos'è, quello strumentino a una tastierina con il tubicino. Ah, sì. Quindi, solo che il tubicino non c'era, e quindi me la suonavo così e ad orecchio facevo le melodie che mio padre a volte cantava. E quindi è partito tutto da questa piccola diamonica, e poi all'età di 5 anni, ero davvero piccolino, mi portarono in banda e in banda avevano bisogno di flauti, del flauto traverso, e mi hanno appioppato questo flauto e davvero non riuscivo nemmeno a tenerlo, stavo proprio così e subito dopo un anno mi scocciai e iniziai lo studio del pianoforte, che proseguì per un tot di tempo, un tot di anni, anche lì non ero proprio predisposto allo studio in quel periodo. Fino a che un giorno in TV vidi un concerto di Tina Turner Wow. e accanto a lei c'era questo sassofonista nero, fisico, maniche, sbracciava, ho detto sì, anch'io voglio diventare così. col sax ci sono riuscito, adesso mi mancano un po' di muscoli, però. E così è nata la passione per il sassofono. Poi sentivo anche il suono del sax nei dischi che ascoltava mia madre, farà un po' ridere, ma Venditti, che lo usava molto, e quindi sentivo questo suono e mi piaceva. Da lì ho iniziato il percorso di studio, che poi tutt'altro dal jazz, inizialmente è stato un percorso classico in conservatorio, e poi al jazz mi sono approcciato più tardi. Comunque, ecco, questo è un po' in sintesi la mia conoscenza e l'incontro col sassofono. Hai citato uno degli autori più grandi della musica italiana a cui io associo un termine, eternità. Io sono cresciuta con Antonello Venditti perché mia mamma, un'appassionata insieme ad altri cantautori attualmente viventi come scomparsi. Il mondo della musica è cambiato tanto negli ultimi decenni, anche l'avvento di internet ha dato tante possibilità, ma Sì. forse ha accelerato anche, passami il termine, nella consumazione della musica. Cioè, io sono classe 87, quindi ho la mia età e mi ricordo, e ne parlo spesso con amici, il desiderio di andare a comprare il CD e quindi mettere da parte quei soldini, chi riceveva la paghetta, chi non la riceveva,
da parte dei genitori per andare a comprare il CD, e quella scelta era importante, quindi anche la singola canzone veniva consumata quasi fino allo sfinimento, cioè ogni testo veniva ascoltato, riascoltato, mentre adesso, forse con tutte le app a cui abbiamo accesso, io mi rendo conto, per prima lo dico, alzo la mano, ascolto una canzone e non arrivo neanche alla fine, scorre e passo alla successiva, e mi rendo conto che quello che ascolto, prodotto nell'epoca in cui viviamo, è destinato a rimanere qualche mese. Allora la mia domanda è questa, Massimo: adesso rifaresti la stessa scelta di entrare nel mondo della musica e fare della musica il tuo lavoro? Beh, su questo sì, non ho proprio dubbi. sì, rifarei tutto e sono felice di averlo fatto, e nonostante, ecco, i periodi siano cambiati, siano mutati, ma cioè, come nell'epoca, come nella storia del mondo, insomma, tutto cambia, tutto si evolve, e in qualche modo dobbiamo adattarci e migliorare il periodo in cui, cercare di migliorare il periodo in cui viviamo. Come? Non lo so. Cioè, lo so, faccio del mio meglio, nel mio piccolo, ma sicuramente, ecco, si sono adattati nel corso dei secoli e lo faremo anche noi, lo stiamo facendo anche noi in qualche modo. E quello che dici, sì, riguardo alla musica è vero, soprattutto è successo nell'arco di poco tempo, quindi anche cercare di... non siamo a volte preparati, no? Soprattutto noi, dico noi, una certa generazione, comunque nell'arco di 30-40 anni le cose sono stravolte. L'odore di un vinile come di un CD, o lo scartare, lo aprire, vedere la copertina, erano cose, appunto, come hai detto, che in qualche modo riempivano il cuore, ti davano, era un'attesa, no? Quindi oggi, con tutto quello che abbiamo, Spotify, YouTube, sicuramente c'è molta più fruizione, ma in realtà poi davvero le cose sono tante, e soprattutto per i ragazzi è difficile concentrarsi su una cosa soltanto, perlomeno approfondire soltanto, anche solo ascoltarsi un brano dall'inizio alla fine. Ammetto che anche io, da musicista e anche da direttore artistico, perché ho organizzato dei festival, a volte mi baso sull'impatto iniziale, poi dico, vabbè, questo, ok, non mi piace, la scarto. Ma poi ci ripenso dopo e dico, no, aspetta, fammi ascoltare tutto il brano. È come se qualcuno interrompesse un discorso oppure tagliasse a metà una poesia. È vero che l'impatto iniziale è importante, ma il discorso totalitario è fondamentale. Quindi oggi vedo anche attorno a me alcuni allievi che sì, fanno fatica a concentrarsi, perché è davvero tanta la musica di cui possono usufruire. Questo è il problema principale. Massimo, c'è stato un momento in cui hai desiderato mollare e quindi cambiare percorso? Avresti potuto fare qualcosa di diverso? Allora, no. A volte penso, sì, dico, vabbè, ma chi me lo fa fare? Però poi subito, qualche secondo dopo, beh, sì, lo so, è l'amore per la musica, perché poi non sono un semplice esecutore, ma scrivo, quindi quello che faccio viene da me, e non riesco, ecco, in questo momento, a rinunciare a tutto ciò. Ho fatto in passato altre cose, mentre studiavo in conservatorio ho fatto 6 anni il pasticcere. amo la cucina, amo i dolci, e poi ho studiato, mi sono appassionato al corpo, ai massaggi, insomma,
ho sperimentato tante cose, ho un brevetto da sommelier dell'olio, Che mi meraviglia. appassiono delle cose, amo molto la natura, mio padre mi portava sempre, io vivo nel Montefeltro, zona di Urbino, quindi molti boschi, molte colline, quindi mio padre mi portava spesso a funghi e quindi amo molto starne all'aria aperta ed è fondamentale anche, ecco, sicuramente per la mia musica, per il mio modo di scrivere. Quindi sì, a volte è difficoltoso, ma mollare no, ancora non sono arrivato a quello e non penso che mai dire mai, ma ecco, proseguo su questa strada. Massimo, invece uno dei momenti più belli e più cari, più emozionanti della tua carriera professionale? Beh, guarda, sicuramente il periodo dello studio, ovvero in conservatorio, dove il mio paesino, che si chiama Urbania, un paesino di 7.000 abitanti, quindi all'età di 13 anni mi sono fiondato nell'autobus e mi sono ritrovato a Pesaro in conservatorio con totalmente persone che venivano da ogni parte del mondo. Quindi sicuramente quello è stato un momento di grande intensità e felicità. Poi uscito, ecco, lì ho fatto tante conoscenze che mi hanno portato poi a creare formazioni e la prima grande esperienza è stata nel 2000. Tanto tempo fa, abbiamo rappresentato l'Italia al Festival Internazionale a Astor Piazzolla, a Buenos Aires, e quindi ecco, il primo viaggio in aereo che ho fatto è stato verso Buenos Aires, e quello fu un bel momento. Ce ne sono stati davvero tanti, ho conosciuto persone di tutto il mondo, mi hanno portato a vivere là, ecco, in Argentina, molto in Brasile. Non c'è un vero e proprio momento felice, ce ne sono tanti, piccoli, ma tanti. Bello. Un insegnamento che ti porti a casa, cosa ti ha dato il mondo della musica fino adesso? Beh, sicuramente adattarmi, perché innanzitutto non suoniamo mai da soli, quindi la conoscenza, il rispetto, l'apertura verso idee diverse, differenti dalle nostre, che possono essere, non sono né giuste né sbagliate. E quindi, ecco, una cosa che non ho mai fatto è giudicare. Cerco sempre di conoscere prima e poi, anche in quel momento lì non giudico, ma accetto, prendo quella cosa, la faccio mia e magari la trasformo in qualcos'altro. E questo nella musica è importante perché per far sì che esca fuori un buon lavoro e trasmettere emozioni agli altri è importante prima di tutto che io, assieme agli altri musicisti, siamo coesi e forti. E questo è una cosa fondamentale. Quindi l'aver viaggiato molto, aver conosciuto tantissime persone di altri paesi mi ha portato a questo. Che meraviglia. Massimo, arriviamo alla fine, saluti, io sono grata, hai detto delle cose importanti, molto belle, e soprattutto sul tema della condivisione, Grazie. che Sì, fondamentale oggi. sì, Cioè, che ci manca serve tanto. sempre. Però sì, manca e penso che ognuno nel proprio piccolo può fare qualcosa per far sì che questo avvenga ogni giorno con le altre persone. Siamo esseri umani e viviamo Sì. tutti qua sullo stesso pianeta. Sì, in qualche modo dobbiamo essere in grado di rispettarci, accettando le differenze. E, come hai detto tu, hai utilizzato una parola bellissima, giudizio, che purtroppo siamo tutti convinti di avere in tasca la verità e
invece ognuno di noi ha un proprio punto di vista e deve essere in grado di prendere consapevolezza di chi è, della propria storia, capire sì. che le nostre idee dipendono dal nostro vissuto e da dove siamo nati e cresciuti, e però allo stesso tempo accettare quelle degli altri e rispettare nella condivisione l'altro e l'idea dell'altro. Massimo, che bambino sei stato? Ah, che bambino sono stato? Figlio unico? libero, nonostante vabbè, abbia avuto una madre abbastanza, come dire, non riesco a dare un aggettivo, comunque mi seguiva abbastanza anche mio padre, insomma. Però, presente, sì, molto presente. Presente. Però perdonami, un saluto ai tuoi genitori, veramente viva i genitori che sono presenti nella vita dei figli. Io non sono madre. Neanche io, non ho figli, non sono sposato, però comunque sì, assolutamente è importante che un figlio abbia dei genitori presenti. Vedo la differenza attorno a me ogni giorno. Persone che magari non l'hanno avuto. È molto bello quello che hai detto, libero. Cioè, nonostante la presenza della figura genitoriale, comunque libero di poter esprimerti e manifestarti. Questa è una bellissima cosa. Sono due elementi diversi, due facce diverse della stessa medaglia. Quindi è una cosa che, cioè, dovrebbe accadere per ogni ragazzo e per ogni ragazza che sta crescendo, avere dei genitori presenti ma in grado anche di rispettare quella che è. Assolutamente, penso che per un genitore non è facile, ecco, sicuramente crescere un figlio, ma libero appunto non si intende che potevo fare quello che volevo, anzi, ma poi nel momento vero, delle scelte vere, che siano scelte di fanciullo, che siano scelte di adolescente, mi hanno sempre in qualche modo lasciato, ecco, la possibilità di poter decidere veramente quello che volevo. Come, ecco, non mi piaceva il flauto, non mi è piaciuto il pianoforte, non riuscivo. Poi ho capito che il sax era la direzione giusta, e come poi la composizione, l'ho capito perché qualcuno mi ha dato la possibilità di poter scegliere, di poter essere libero appunto delle mie scelte. Cioè, sì. Quel bambino è ancora in te, Massimo? Ma sì, assolutamente. Nel bene e nel male. Però sì, mi piace giocare. Quello che dico anche agli altri musicisti, quando a volte o ad allievi, mi raccomando, giocate sempre con i vostri strumenti. Cioè, il modo per scoprire una cosa è giocarci. Questo sono fermamente convinto. L'ultimissima domanda, un consiglio di ascolto che ci dai? Un consiglio di ascolto. Oltre al mio ultimo album. Scusami. Faccelo vedere, ecco. Sì. Muoviti pure liberamente, senza problemi, tanto noi ci divertiamo qua, perché... Guarda, è proprio... Eccolo qua. Grazie. Nudo. Grazie. Nudo è proprio il significato appunto della libertà. Questo è uscito a febbraio, in realtà, è quasi un anno, del 2023. L'ho chiamato così perché è un momento in cui ho sempre avuto pochi filtri, però ho tolto anche quei pochi e mi sono liberato sia musicalmente che di tante altre cose in queste ultime composizioni, quindi l'ho chiamato nudo. Perché a volte anche questa parola è usata un po', ha un significato... come dire, per me è positivo quando mi metto a nudo, mi sento nudo, spesso è visto come una cosa brutta o ci si sente vulnerabili, invece forse è proprio il contrario, sentirsi bene, nudi, parlo sia col corpo che con tutto il resto, è una cosa che ti porta davvero a essere forse più,
più libero, come dicevamo prima, più sereno e più felice per me. Massimo, io sono grata di questo regalo del tuo racconto. Ti mando un abbraccio. Invito tutti quelli che non ti conoscono a seguirti e vedere tutti gli eventi, tutto quello che curi. Grazie davvero. Grazie ringrazio Massimo Valentini, buona giornata a tutti e grazie a chi ci ha ascoltato. Un bacione. Ciao Massimo, a presto. Ciao, a presto.